ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo di due argomenti molto energetici e per questa ragione ho cambiato la sigla introduttiva con il relativo jingle. I due argomenti saranno trattati in due puntate separate e nella prima parte parleremo del rischio della levata di Cartago, mentre nella seconda parte della puntata parleremo della razionalizzazione del terzo segreto di Fatima. Auguro a tutti un buon ascolto. Ciao! Consideriamo alcuni fatti demografici che sono attesi intorno al 2050. Intorno al 2050 gli africani saranno 2,4 miliardi. Se un africano su due migrerà per cambiamento climatico, allora ci saranno 1,2 miliardi di africani che saranno in movimento, mentre gli altri 1,2 miliardi di africani resteranno stanziali. Non è detto che tutti gli 1,2 miliardi di africani in movimento si dirigeranno verso le coste bagnate del Mediterraneo nel nord-est Africa. Tuttavia è indubbio che la grande maggioranza punterà a quella zona per delle banali ragioni economiche e demografiche. La Tunisia, perché con curva demografica bassa, con correnti marine di superficie favorevoli verso la Sicilia e la Sardegna, persino verso il Tirreno centrale, nonché la Tunisia è territorio di interesse dove passa il Green Stream. La Libia, perché con una curva demografica bassa, un paese ricco con montagne di denari in conti correnti esteri, con giacimenti di petrolio, gas, praticamente senza confini difendibili, dato che ci sono moltissime oasi con stabili rotte da sud a nord. L'Egitto, perché il paese è il fiume Nilo, nonché il grande bacino artificiale d'acqua dolce Nasser. Il canale di Suez, che è sia scalo importante per migrare a nord, sia snodo strategico militare e rapida porta per il Golfo Persico e l'Oceano Indiano. Ci sono anche altre ragioni strategiche sul perché la fantomatica realtà di Cartago sia attesa sulle coste del nord-est Africa, bagnate dal Mar Mediterraneo, ma non è questa la sede per evidenziarne tutte le precise ragioni. Stimando al 2050 circa 140 milioni di nordafricani resistenti, cioè egiziani, tunisini, libici, tali popolazioni del nord-est Africa se la dovranno vedere con 1,2 miliardi di subsahariani in movimento. È vero che l'Egitto è oggi pesantemente e militarmente una buona potenza regionale, però ha una grande eterogeneità di equipaggiamenti di terra e d'aria che non aiutano nel tempo a mantenerli in efficienza a causa dei diversi costi di manutenzione e bassa standardizzazione dei pezzi di ricambio. Tuttavia si suppone che anche domani l'Egitto sarà pesante militarmente, ma 1,2 miliardi di ostili sono un rapporto di forze equivalente a 140 milioni di resistenti contro 1,2 miliardi di aggressor, ossia 7 difensori contro 60 attaccanti. L'Egitto disporrà di atomiche tattiche in futuro? Non credo proprio. Il rischio che la NATO perda il controllo di tali armi, come quelle che sono state dispiegate durante la Guerra Fredda in Pakistan, è troppo elevato. Non è credibile immaginare che la NATO accetti una proliferazione atomica in Egitto, né per uno sviluppo per via esogene, né per sviluppo per vie endogene, o diciamo acquisizione per via esogene. La Libia del colonnello Gheddafi avrebbe voluto la bomba, ma ebbe solo ad ottenere delle armi chimiche. L'Egitto entrerà nell'Unione Europea e o nella NATO nel futuro?
È possibile, ma è alquanto improbabile. L'Egitto non è una democrazia e soprattutto non esiste alcuna strategia europea per disattivare la bomba demografica africana ed i problemi del cambiamento climatico nel Mediterraneo. Non esiste nella UE nemmeno un interesse ad allargare la UE ai paesi del Mediterraneo del Sud e non vi potrà mai essere nulla di simile sino a quando gli Stati europei non devolveranno prima le competenze della difesa e della politica estera, facendo assurgere gli Stati Uniti d'Europa, creando contestualmente USA Navy, USA Air Force e USA Army, con un segretario di Stato europeo che non abbia diplomatici europei di politica estera tra le palle, scusate il francesismo. Aiuteranno gli europei, i popoli del nord-est Africa, a difendersi da un'invasione di terra di dimensioni bibliche, composta da subsahariani armati oppure una semplice bomba umanitaria? Non credo proprio. Il nuovo punto di equilibrio sulle coste bagnate dal mar Mediterraneo nel nord-est Africa in ogni caso sarà avverso alla NATO perché non ci sono risorse nell'area per sostenere 1,2 miliardi di persone oppure 900 milioni di persone. E tutto questo senza articolare ipotesi sulle potenziali strumentalizzazioni Gengis Khan, o se si preferisce cinese, su quale tipo di processo endemico in Africa potrebbe svilupparsi ed essere un'interessante opportunità per progettare una diversione strategica di terza guerra mondiale, ingaggiando gli europei da sud qualora questi fossero dei defenders della Repubblica Zarina, cioè la Russia, sotto un attacco in Siberia. Quindi, stimando 300 milioni di morti per subsahariani per conquistare l'area di Cartago dell'Africa nord-est bagnata dal mar Mediterraneo, il numero di africani deceduti solo per l'emersione di Cartago si aggirerebbe sui 340-440 milioni di persone, composti dai 200-300 milioni di subsahariani in movimento e la grande maggioranza dei resistenti nord-est africani, 140 milioni. Ovviamente non sarebbero finite le guerre puniche due dopo questo enorme massacro, ma queste sarebbero solo l'inizio, cioè la levata di Cartago. Infatti, sul nord-est Africa resterebbero accatastati circa 900 milioni di persone, ossia i sopravvissuti, 1,2 miliardi meno 300 milioni. Queste popolazioni necessiterebbero di migrare, non essendoci risorse vitali sufficienti per tale massa di persone nell'area di Tunisia, Libia ed Egitto. Prendiamo a questo punto gli elementi del pattern storico delle guerre puniche d'epoca romana ed invertiamo le caratteristiche del pattern storico. Chiediamoci se l'inversione dei fattori sarebbe compatibile con lo scenario costruito sino ad ora. Procediamo quindi al calcolo dell'orbita geostrategica. Durante le guerre puniche di epoca romana, Cartago era una grande potenza militare navale. Invertiamo questo fattore e troviamo che la futura Cartago non sarà una potenza militare moderna e non avrà capacità aeronavali spiccate. In epoca romana, Cartago era dislocata nell'Africa mediterranea del nord-ovest. Invertiamo questi fattori e troviamo che la futura Cartago sarà dislocata in Africa non nel nord-ovest, ma bensì nell'area del nord-est. In epoca romana, Cartago era dotata di un esercito convenzionale. Invertiamo questo fattore e troviamo che Cartago, la futura Cartago, non sarà dotata di un esercito convenzionale. In epoca romana, Cartago era comandata da generali molto astuti, Annibale ed Asdrubale, con l'obiettivo di distruggere l'esercito romano. Invertiamo quindi questo fattore e troviamo che la futura Cartago non avrà un condottiero,
e le proprie forze saranno organizzate in milizie con l'obiettivo di invadere l'area di Euroma, ossia l'Europa. In epoca romana, Roma era una potenza militare nascente che non sapeva niente di guerre navali. Invertiamo quindi questo pattern e troviamo che la moderna Euroma è una potenza militare matura e ben consolidata con una buona flotta navale. In epoca romana, delle guerre puniche, Roma era dislocata nella penisola italiana. Invertiamo questo concetto e troviamo che Euroma, come concetto astratto assimilabile alla UE, oppure a dei fantomatici Stati Uniti d'Europa. In epoca romana, delle guerre puniche, Roma ebbe una risposta unitaria alla minaccia di Cartago. Invertiamo questo fattore e troviamo che Euroma avrà una possibile risposta non unitaria alla minaccia di Cartago. Se troviamo, diciamo sempre come altro elemento qualitativo, Roma, all'epoca delle guerre puniche, era dotata di un esercito convenzionale. Invertiamo questo fattore e scopriamo che Euroma, pur avendo un esercito convenzionale ben equipaggiato, potrebbe essere impegnato anche su altri fronti bellici, ossia con la risultante di avere un esercito in parte o in larga parte assente. In epoca romana, Roma, durante le guerre puniche, fu comandata da generali non troppo astuti, ad eccezione di Scipione. Invertiamo questo fattore qualitativo del pattern e troviamo che Euroma sarebbe coordinata da astuti comandanti dall'headquarters NATO. Roma vinse il conflitto delle guerre puniche, salando simbolicamente le fondamenta della città nemica. Invertiamo questo fattore e troviamo che la vincita di Roma rimarrà sempre costante per le varie cause e per le varie elementi mutabili che finora invertiti determinano la vittoria di Euroma. Tuttavia, il sale del passato verrebbe a trasformarsi nel vetro di potenziali esplosioni atomiche. Ora, nella modularizzazione delle dinamiche dei processi è necessario conteggiare le differenze tecnologiche che separano i due eventi storici. Guerre puniche 1, cioè d'epoca romana, e guerre puniche 2, distopie futuribili ad alto rischio, a causa della bomba demografica africana e del cambiamento climatico. È ovvio che la sequenza cronologica delle tre antiche guerre puniche dovrebbe trasformarsi in fasi all'interno di un processo di scontro tra queste due ipotetiche realtà, per disegnare una logica escalation dei contendenti. Le tre guerre si trasformerebbero in fasi all'interno delle distopiche guerre puniche 2 d'epoca moderna. Quindi le guerre punica 1, le guerre puniche 1, guerre di mare trasformate dai romani in battaglie pseudoterrestri, si trasformerebbero in una fase 1 di una guerra asimmetrica di mare trasformata dai cartaginesi in scontri simili a quelli di terra. Nella fase 2, guerre puniche della seconda fase, l'invasione di terra di truppe cartaginesi con escalation non convenzionale tramite l'uso dell'arma segreta degli elefanti muterebbe in una seconda fase, invasione cartaginese del suolo euromano con scontri urbani e guerra asimmetrica, poi esplosione di un'epidemia per un fantomatico virus degli elefanti. Fase 3, distruzione di Cartago da parte romana ed aspersione rituale del sale sulle fondamenta nemiche. In questa fase si avrebbe la distruzione di Cartago da parte di Roma con armi nucleari tattiche, risposta proporzionale all'offesa batteriologica chimica precedentemente subita durante la fase 2. Il concetto storico di Cartago, ricordate bene, occorre per valutare un rischio potenziale geostrategico di una entità politico-territoriale
che potrebbe essere palesabile in un futuro prossimo e che è attualmente definita in universi astratti di tipo distopico, per cui ogni riferimento a fatti o persone o stati è da intendersi solo in termini accademici e teorici e potenziali, attinenti ad un generico rischio geostrategico, inteso come il cambio delle condizioni dello stato del mondo che condurrebbero a potenziali e distopici universi. Osservando quindi gli elementi del pattern storico del passato, mutandolo in una situazione futura e incardinandolo dentro i vari contesti di scenario, si scopre che la risposta è che sì, il calcolo dell'orbita del pattern delle guerre puniche 2 è consistente con tanti scenari, oggi molto ben noti.